Resistenza, reazione e rilancio sono le tre R dell'economia abruzzese che hanno avuto un ruolo di rilievo nel rapporto annuale 2022 di Banca Italia illustrato qualche giorno fa. L'alfabeto però non sarebbe completo se non aggiungessimo anche BCE, cioè la Banca Centrale Europea, che poche ore fa ha deciso di alzare i tassi di interesse, determinando pertanto un'influenza anche sull'economia abruzzese. Le riflessioni dell'economista Pino Mauro. Ovviamente i dati sono riferiti al primo trimestre del 2023. E la considerazione che giustamente c'è una ripresa scaturisce da alcuni indicatori. E gli indicatori più importanti sono essenzialmente tre. Il prodotto interno lordo, che pare si assesterà sulla media nazionale, intorno all'1,2%. L'occupazione, che nel primo trimestre invece ha avuto un'espansione piuttosto significativa, 3,5 contro il 2,3 dell'Italia, percentuale, quindi 500.000 occupati, e poi le esportazioni che si riprendono, anche se all'interno delle esportazioni emerge ancora una volta il problema dell'automotive, uno dei pochi settori che ha un segno negativo, mentre dall'altra parte aumentano in maniera direi significativa sia il dato relativo al farmaceutico, che è noto in questa fase, e anche alcuni settori, diciamo così, endogeni, composti anche da piccole imprese, che è il tessile, abbigliamento e pelletteria, da un lato, nel teramano soprattutto, e dall'altro lato alimentare e bevande. Ecco, l'incidenza che prima aveva il settore dell'automotive, che copriva il 50% delle esportazioni, e quindi la provincia di Chieti in particolare, adesso c'è una sorta di distribuzione, perché contestualmente crescono Teramo e cresce L'Aquila. Pescara non ha mai avuto ovviamente una vocazione esportativa, per cui è un quadro, come si vede, direi che dovrebbe consolidarsi. Il punto qual è? Che di fronte a questi aspetti positivi ci sono tutta una serie di fattori che spingono verso il basso. L'ultimo l'abbiamo avuto ieri con l'aumento da parte della Banca Centrale Europea dello 0,25, cioè un appesantimento della politica monetaria restrittiva che spinge verso l'alto i tassi di interesse e quindi colpisce da un lato i consumi, soprattutto i mutui delle famiglie, e dall'altra parte gli investimenti privati.